che spiegò dove fallì un popolo di giganti, riuscì un popolo di formiche. Non abbiamo il loro potere, non abbiamo i loro mezzi, non abbiamo le loro televisioni, non abbiamo i loro giornali, non abbiamo i loro soldi, non abbiamo le loro strade, i loro treni, i loro centri di ricerca fatti con i nostri soldi. Ma oggi celebriamo una vera vittoria del popolo delle formiche che siamo tutti, perché i ragazzi che stiamo perdendo, il futuro che se ne va e migra dal sud, sono ragazzi che sono figli di tutti, non hanno né un colore politico né una differenziazione di censo, se ne vanno tutti. Per la terza volta in un secolo e mezzo la popolazione del sud è in calo. È successo soltanto per il genocidio compiuto un secolo e mezzo fa per unificare questo paese con il sangue e i soldi del sud, e per l'epidemia di spagnola dopo la prima guerra mondiale. Abbiamo la vita media al sud che è calata di 4 anni. Per capire cosa significa un calo di solo 2 anni della vita media, comporta che nella sola provincia di Napoli 200.000 persone debbano morire a metà della vita media stimata. È in corso un genocidio strisciante dei meridionali. Lì dentro si sta commettendo un crimine. Il crimine è certificare, costituzionalizzare l'apartheid a danno dei meridionali. C'è un'Italia che ha tutti i treni che vuole, e c'è un'Italia che aspetta, come Matera e altre città del sud, il treno, anche un carro bestiame, da un secolo e mezzo.